Questa è la situazione del van adesso. E ho cominciato a predisporre l'impianto elettrico. Big problem. No, niente, praticamente adesso cosa sto facendo? Sto segnando dove andranno i faretti LED, 12 volt. Quindi avrò più o meno 6 faretti LED. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo sarebbe più o meno il mio impianto elettrico, comunque il circuito per i LED. Quindi avrò delle batterie, ci sarà la bus bar, la scatola dei fusibili, si partirà con un cavo positivo e con un cavo negativo di ritorno, e saranno connessi in parallelo. Vi spiegherò tutto dopo. Sto applicando i pannelli, quindi qui ci sono dei punti dove è un pochino grezzo, ma non è importanza perché poi sarà stuccato. Sono andato avanti ad applicare questa sorta di lanetta sul soffitto qua, perché mi isola meglio e mi evita in ogni piccolo spazio dove prima si vedeva il metallo, è scoperto, quindi non c'è rischio di infiltrazione di umidità. Ok. Altro lavoro che ho fatto, sono andato avanti a riempire coi pannelli. Quindi questo lato, questo l'altro, che sto finendo. Qui andrà la ventolina di areazione del bagno e qui ci sarà la mia doccia e il mio WC compostabile. Poi vi spiegherò. E quindi qui adesso io dovrò far forare e applicare la ventola dall'esterno. Qui c'è, lì andrà l'impianto elettrico e lì è l'impianto idraulico. Sto applicando le prese d'aria, queste qui, e sto applicando il tubo di entrata dell'acqua che poi andrà a finire nella tanica, ok? Quindi cosa sto facendo? Sto semplicemente forando la struttura del van con una semplice punta, piccola punta. Dopodiché andrò a ingrandire il foro e andrò a inserire la griglietta, o in questo caso l'entrata del tubo dell'acqua. Ovviamente cosa farò? Andrò poi a trattare il metallo con l'antiruggine, andrò a dare il primer e la vernice grigia. Quindi sostanzialmente io adesso ho già aperto due buchi, questi sono i buchi di ventilazione, questo è il buco dell'acqua che andrò a fare adesso. Ovviamente ieri non l'ho mostrato, ma ho fatto il foro d'entrata per la corrente, la 230-240. È stato lo stesso principio, dopo ovviamente io ho collegato i tre cavi del cavo trifase vuol dire tre cavi. Ovviamente la messa a terra è sempre quella gialla e verde, come vedete, il cavo marrone è quello che porta la corrente e il cavo azzurro è quello neutro. Quindi ovviamente ho solo seguito le istruzioni, cioè i segni, e ho collegato i cavi, ok? Adesso andrò a applicare il foro lì e poi vi farò vedere come procedo. Chialini di protezione sempre. Comunque io ho fatto il buco, l'ho allargato con il segnetto alternativo. Come vedete, la mia entrata dell'acqua è fatta. Adesso cosa faccio? Fatto il trattamento antirugine. Prima lo tolgo un po' di vernice a mano con un po' di carta vetrata, trattamento antirugine, primer e vernice grigia su tutti i tre fori. Questo è il mio bocchettone dell'acqua. Praticamente cosa ho fatto? Ovviamente ho collegato il tubo al bocchettone dell'acqua, ho utilizzato uno stringitubo, adesso io vado a inserirlo nel van, ok? E poi ovviamente andrò a mettere della colla adesiva in modo da essere a contatto con la struttura del van, ok? L'ho fatto adesso perché dopo altrimenti è scomodo per me utilizzare il cacciavite e stringere il tubo. Come vedete è bello fisso.
Nel frattempo che aspetto che si asciughi l'antiruggine che ho dato sui buchi che ho appena fatto, sono andato a tagliare dei pezzettini di grigliette d'alluminio, avevo un foglio d'alluminio molto sottile, e andrò a incollare all'interno delle bocchettine d'aria, quindi li spingerò fino in fondo e poi li andrò a incollare. Perché? Perché se io non faccio questa cosa, qualsiasi piccolo insetto o animale può passare all'interno. Quindi in questo modo io scongiuro ogni intrusione nemica. E no, è importante anche perché la struttura è il legno. Quindi io adesso sto trattando il legno ovviamente, quindi con l'anti marciume, anti muffa, ma anche anti insetti. Perché non vorrei mai che viaggiando, non si sa mai, le porte si aprono, entrano insetti e quant'altro. Non vorrei mai che mi nidificano all'interno della struttura del van, quindi poi devo cambiare tutto o trattare il van. Quindi faccio il lavoro una volta fatto bene. Quindi questo è un repellente ottimo, ma anche il trattamento del compensato. Ok, eccoci qua, questo è il risultato. Questa è la presa d'aria, poi c'è un'altra dall'altra parte. Non ha importanza adesso se si vede il bianco, perché poi comunque andrò a rifinirlo con la stessa vernice grigia. Questa colla si può pitturare, quindi sarà poi tutto grigio, e poi ovviamente quando il van sarà ripitturato tutti questi difetti andranno via, quindi ovviamente resterà pulito solo questo e poi tutto grigio intorno. Questa è la bocchetta dall'aria e ne ho dall'altra parte fatto un'altra, stesso lavoro. All'interno sta dato buio, poi io all'interno ho già collegato il tubo tramite il quale passerà l'aria. Ovviamente qui c'è uno stringitubo, farò lo stesso lavoro su quello, metterò un altro stringitubo e metterò questo tubo